Esatto, lo spieghiamo in diretta. Siamo con Gabriella, la dottoressa Rossi, più che Gabriella, che come al solito cura iniziative tese ad aiutare chi sta peggio di noi. In Africa. Esatto, nella fattispecie mi hai presentato questo signore, spieghiamo anche a loro chi è. Sì, Alessandro De Vivo, che è il presidente della NAI, che è un'associazione Natura Arte Incontro, che ha sede nel castello di Chitignano, dove noi Tecla Ollus organizzeremo l'evento. Sabato 19 luglio è una periscena, un evento aperto a tutti, in attesa che arrivi a mezzanotte il fantasma. Allora, in attesa del fantasma e in attesa insomma, di bisbocciare, in realtà che cosa succederà tra la periscena e la mezzanotte? Allora, stiamo organizzando un evento, come ha detto la dottoressa, per riuscire a far conoscere il luogo che si apre per la prima volta dopo 1000 anni al pubblico ed è la sede di questa associazione di cui io sono fondatore, per promuovere questi valori della natura, dell'arte e dell'incontro. Ma al di là di questo, in questa occasione presenteremo anche, diciamo, la nostra collaborazione, perché NAI si prefigge uno scopo, quello di mantenere alto il valore della solidarietà e per cui farla conoscere ai giovani, e la partecipazione delle persone sarà anche proprio per sensibilizzarle su questo argomento. Come abbiamo organizzato? Ci sarà una manifestazione carina, diciamo intorno alle 11, per creare un momento anche di rievocazione dantesca, perché il castello in realtà cos'è? È la sede di quello che è stato Guglielmino degli Ubertini, Porta del Foro, la battaglia di Campaldino, per cui Dante. Siamo immersi in questo periodo e a Salutio, la Pro Loco, con delle persone molto intraprendenti, hanno creato un momento carino di una rievocazione dantesca dell'inferno che verrà riproposta in questa location. Allora, visto che purtroppo oggi è inversamente proporzionale l'adesione a iniziative di solidarietà e la crisi che i giovani attraversano, c'è un costo, c'è un'offerta, come funziona? È un'offerta libera, ovviamente come fosse un aperitivo, Sì, minimo in esatto. 10 euro senza problemi, perché noi vorremmo tanta partecipazione per sostenere i nostri progetti. Come tu sai, lavoriamo in Sierra Leone e in Madagascar. Abbiamo anche aperto una fabbrica di cioccolata in Madagascar per dare l'autonomia a questo villaggio dove noi lavoriamo, a Nosy Komba, di creare la loro autonomia e di conseguenza di provare a guadagnare da loro. Abbiamo creato, sostenuto questa fabbrica di cioccolata, ma abbiamo mandato a scuola una ragazza che farà l'ostetrica, dove nel futuro noi vorremmo aprire un punto sanitario per creare un parto sicuro. Per cui noi aspettiamo tante persone per riuscire a sostenere questi nostri progetti. 19 luglio vi aspetto anch'io, piacere di averla conosciuta, Anche mio. e lei con la dottoressa Rossi è in ottime mani, perché al di là degli scherzi è una persona veramente splendida. Grazie L'ho Leonardo, conosciuta e grazie. spero di dare un contributo anch'io con questa iniziativa. Grazie, grazie mille. Grazie.